Buongiorno. Leggiamo questa mattina in Efesini capitolo 2 versetti 12 e 13. Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lo scopo della nostra vita. I rischi economici, materiali e biologici non sono i soli ai quali siamo esposti. Il rischio più grande per ogni essere umano è quello di arrivare alla fine della vita senza mai essersi occupato di Dio. È proprio questo il problema attuale. Una vita vissuta senza Dio è un fallimento. Chi potrebbe dare un significato alla nostra vita o assicurarle un valore e uno scopo se non colui che ci ha creati? Eravate senza Dio nel mondo, leggiamo nel versetto di oggi. Dal peccato di Adamo, dalla sua disubbidienza in Eden. È questa la condizione di ognuno di noi, fin dalla nascita. La gravità di tale situazione è ancora più evidente se ci ricordiamo che una vita senza Dio conduce inevitabilmente a un'eternità lontano da Lui. Il versetto del giorno dice «senza speranza». Ma è questa l'ultima parola di Dio? Dobbiamo rimanere in questa condizione senza via di uscita? Grazie a Dio, non è così. Gesù Cristo è venuto nel mondo per chiamare i peccatori al pentimento. È indispensabile una conversione radicale, un cambiamento di rotta, perché la strada che ogni uomo sceglie istintivamente lo allontana sempre più dal suo Creatore. Ma Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio, è scritto in 1 Pietro capitolo 3 versetto 18. Soltanto una vita vissuta con Lui vale la pena di essere vissuta. Essa ci dà una speranza sicura e uno scopo reale. Gesù Cristo, presentandosi così come il buon pastore, ha detto: «Io sono venuto perché le mie pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Giovanni capitolo 10, versetto 10. Che il Signore ci benedica.